Buongiorno dall'ospedale di Cremona per un nuovo appuntamento con la rubrica Il medico risponde. Siamo in compagnia della dottoressa Rosa Moretta, dirigente medico del centro diabetologico. Buongiorno dottoressa, con lei vorremmo parlare di diabete gestazionale. Cosa bisogna sapere, come gestirlo e affrontarlo? Qual è lo screening? Quante donne sono interessate da questo disturbo? Allora, per diabete gestazionale si intende un'alterazione della tolleranza ai carboidrati che viene riscontrata per la prima volta in corso di gravidanza. L'incidenza è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni per un aumento della prevalenza dell'obesità, del diabete e anche per l'aumento dell'età media delle donne che affrontano la gravidanza. Tra l'altro si è avuta una modifica dei criteri diagnostici che ha portato ad un aumento delle donne che si trovano ad affrontare questa problematica nel corso della gravidanza. Più o meno interessa circa il 6-8% delle donne in gravidanza ed è importante riconoscerlo e trattarlo precocemente. Chi è che può essere colpito dal diabete in gravidanza? In teoria tutte le donne, anche se al di sotto dei 25 anni di età è molto raro che una donna si trovi ad affrontare questo problema. Più frequente invece in alcuni soggetti che presentano dei rischi e per i quali è indicato fare dei test di screening. Secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, lo screening deve essere effettuato intorno alla 24esima-28esima settimana di gestazione mediante una curva con lo zucchero da 75 grammi. In chi effettuarlo? Nelle donne che presentano un'età superiore ai 35 anni, una familiarità di primo grado per diabete, nelle donne che abbiano una condizione di sovrappeso, obesità o che anche appartengano a delle categorie a rischio per etnia, quali l'Asia, il Medio Oriente e le zone caraibiche. Poi in alcuni soggetti addirittura è preferibile anticipare questo screening a 16-18 settimane perché sono ancora a maggior rischio, cioè donne che hanno una condizione di obesità con un BMI superiore a 30, donne che hanno avuto un pregresso diabete gestazionale con macrosomia fetale e donne che presentino un'alterata glicemia a digiuno già nel corso delle prime fasi della gravidanza. Perché è importante diagnosticarlo? Perché purtroppo può associarsi a delle complicanze sia materne che fetali. Quelle materne possono essere aborto, parto pretermine, preeclampsia, eclampsia. Quelle fetali sono molteplici. La più frequente è un eccessivo accrescimento fetale per effetto di alti livelli di zucchero nel sangue. Altre possono essere anche malformazioni o distress respiratorio o altre problematiche come ipoglicemia e ipocalcemia. Quindi è importante diagnosticarlo precocemente. Quando si ha una diagnosi di diabete gestazionale, la donna deve essere inviata presso un centro diabetologico che preveda un percorso specifico. Qui nel nostro ospedale è presente un ambulatorio di diabete in gravidanza, dove al primo appuntamento le donne vengono informate dei rischi della patologia, vengono istruite all'utilizzo del refrattometro per il monitoraggio domiciliare della glicemia ed effettuano un colloquio nutrizionale con la dietista perché la terapia di prima linea, per fortuna nella maggior parte dei casi, è una terapia dietetica, quindi la sola alimentazione permette di ottenere livelli glicemici regolari e buoni. Solo in una piccola percentuale di donne, un 20%, è necessario ricorrere alla terapia insulinica. In ogni caso, comunque, la donna viene addestrata, viene seguita mediante delle visite settimanali, bisettimanali, in cui vengono valutati i parametri antropometrici materni e la crescita fetale mediante anche la collaborazione che c'è con i colleghi ginecologi, valutiamo le curve di crescita e diamo indicazione quindi alla terapia più idonea e accompagniamo queste donne fino al parto, che non è detto che sia un parto diverso da quello delle altre donne, perché se il diabete è ben compensato e non ha alterazioni delle glicemie eccessive in assenza di terapia insulinica, può essere effettuato tranquillamente un parto a termine senza induzione. Solo in alcuni casi con eccessivo accrescimento fetale o scompenso glicemico è consigliabile effettuare un'induzione al parto intorno a 38 settimane. Altro consiglio importante per le donne con diabete gestazionale che noi forniamo poi durante il percorso e all'ultima visita è quello di monitorarsi anche dopo il parto, perché comunque il diabete gestazionale aumenta la possibilità di sviluppare poi un diabete di tipo 2 e quindi nel post-parto a 6 settimane e 3 mesi è raccomandabile seguire nuovamente una curva con lo zucchero per valutare il rischio successivo di sviluppare diabete ed è sempre raccomandabile
raccomandabile uno stile di vita attivo, sano, un'alimentazione regolare per ridurre poi questo rischio di sviluppare un diabete tipo 2.